largo il patatum della città, largo. La 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 la. Presta bottega che l'alba già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Carissimi telespettatrici e telespettatori, eccoci di nuovo insieme. E prima di iniziare la mia trasmissione, volevo dirvi che il mio editore televisivo, il carissimo Elio Diogene, mi ha riferito che il signor Megna, che voi sapete colui che fa delle interviste alle persone più utili nella società di Crotone, è andato dal vescovo per una intervista e si è sentito rispondere che non aveva intenzione di fare intervista ad una televisione che intende querelare insieme a Don Pino. Che vescovo intende querelare un suo sacerdote? Ma il Signore non mi poteva punire peggio da farmi vivere tanti anni e vedere e sentire certe cose. E vi leggo un capitoletto di San Luca, capitolo 19, versetto 1 e seguenti. Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e per poterlo vedere salì su un sicomoro, poiché Gesù doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: è andato ad alloggiare da un peccatore. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto. Gesù gli rispose: oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Voi sapete che quest'anno è stato scelto dal Papa e definito come anno della fede. Si concluderà il prossimo anno nella festa di Cristo Re, cioè dire la festa che oggi domenica stiamo celebrando. E ogni giorno si sentono in tutta la Chiesa, non solo italiana ma mondiale, tante iniziative lodevoli che si stanno prendendo per fare di quest'anno un anno di riflessione. Però ieri mi è arrivata questa rivista, La Settimana, che è una rivista che esce ogni settimana, edita dai Deoniani, che sono dei sacerdoti dedicati all'apostolato della stampa e delle comunicazioni sociali, che dice: un anno per, fra virgolette, vedete,
un anno per mostrare la fede. Bellissimo questo verbo. Perché la fede o l'abbiamo o non l'abbiamo. Se non l'abbiamo, non è un anno come questo per riceverla, ma un anno adatto per mostrarla, sì. Perché si suppone che io, se sono cristiano, sono un prete, la fede ce l'abbia, se no che razza di prete, che razza di cristiano sono? Un uomo senza fede, voi ve lo immaginate, un prete ateo. Ateo, perché senza fede vuol dire questo, ateo, senza Dio. Quindi si suppone che io, prete, abbia la fede. E voi che entrate e uscite dalle nostre chiese, suppongo che l'abbiate la fede. E non entrate e uscite per acquistare la fede, perché la fede non si trova in chiesa. Semmai ci si ricarica di fede in chiesa. Chi mi ascolta spesso sa che ripeto sempre che la chiesa è come un distributore di carburante, dove si va per fare il pieno. Un pieno che mi deve servire per camminare bene almeno per una settimana. Ecco la domenica, questo incontro della chiesa per celebrare insieme l'Eucaristia. Perché non avrebbe senso questo riunirci, dal momento che ognuno di noi è chiamato ad avere la fede ogni giorno e a mostrarla ogni giorno. Però cosa volete? Non è che sia facile vivere, specialmente oggi. Per cui ogni tanto c'è bisogno di fare il pieno di carburante. Per cui l'Eucaristia domenicale è un momento di incontro per concludere una settimana facendo il bilancio davanti a Dio di quello che è stata la settimana che è finita e programmare nella fede la settimana che comincia. Questo andiamo a fare in chiesa. Non è tanto perché in quella chiesa che bella messa che si dice, che belle funzioni che si fanno, quanto è bello quei canti che fanno, non è per questo. È per ricaricarmi di quella fede che, incontrando tanta gente, posso avere un po', posso essere venuta a me. Perché oggi veramente non è che si viva bene. A me colpisce una frase che sento ripetere spesso, specialmente quando incontro una persona che ha al guinzaglio un cane. Più sto con gli uomini, si dice, più amo le bestie. Perché oggi gli uomini non compensano la nostra sete di verità, di affetti, di bene, di amore. Un cane invece gli dai una pedata e viene a leccarti le mani. Quindi io direi che un anno in cui i cristiani che sentono di avere la fede si impegnano a mostrarla. E non è qualcosa che penso io, perché i miei pensieri possono essere anche fasulli. Gesù ci ha detto: vedano gli uomini le vostre opere buone e glorifichino il Padre che è nei cieli. Che non significa che io devo fare opere buone per farmi vedere dalla gente, no. Le opere buone le devo fare perché sento di doverle fare. E la gente che, vedendomi agire bene, onestamente, in tutti i momenti della mia vita, e non solo quando sono in chiesa, ma soprattutto quando esco dalla chiesa, io cerco di fare in modo che ognuno che mi vede
dica, ma guarda un po', che bell'esempio che mi dà questo. Del medico che è paziente con i suoi pazienti e chi l'assiste, l'infermiere, è paziente con gli infermi. Ognuno che si ricorda giorno per giorno, dovunque si trovi, da un luogo politico all'ultima attività commerciale che ci può essere, che lui è al servizio dell'altro. Se non ci fossi io malato, che pago le tasse, questo medico chi lo pagherebbe? Intanto viene pagato, guadagna e si fa i suoi bei guadagni, in quanto ci sono i malati che pagano le tasse e che lo pagano, quindi è al mio servizio, è mio servitore, volendolo chiamare con un termine molto esplicito. Io sono il datore di lavoro, io malato, e lui è un mio dipendente perché lo pago. Forse questo non l'avete mai pensato, signori medici, signori infermieri. E così il bancario che è dietro lo sportello è mio servitore. Se non ci fossi io che vado a depositare i soldi, che uso la banca per cose varie, lui non ci sarebbe, lo licenzierebbe, chiuderebbero le banche. E quindi il commerciante, e quindi l'ingegnere, e quindi il farmacista, e quindi tutti gli avvocati. Se non ci fossero delle cause da svolgere, se non esistessero i tribunali, che ognuno comporrebbe amichevolmente con l'altro i suoi interessi, dice guarda, mettiamoci d'accordo, tu mi dovresti dare tanto, ma facciamo così, siccome vedo che non li hai, dammi tanto, non avrebbero ragione di esserci gli avvocati, che tirano le cause fino allo sfinimento, proprio per succhiare sempre di più. Allora, vedete, il concetto, io, vescovo, io, prete, parroco, io, commerciante, io, farmacista, io, direttore di banca, non sono il padrone di una situazione, io sono al servizio. E più numerosa è l'utenza che io devo affrontare, più sono servo, altro è essere servo di una persona a cui vado a fare i servizi ogni volta, ogni settimana, due volte alla settimana, altro è dover dare conto. Vedete, in una diocesi, pensate, la diocesi di Crotone Santa Severina ha 250.000 abitanti, quindi il vescovo è servo di 250.000 abitanti di questa diocesi. Il parroco, quanti sono gli abitanti di questa parrocchia? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000? Lui è il servo di 2.000, 3.000, 5.000 persone. Quanti clienti alla banca? 100, 200. Lui è servitore di 100, 200 persone. Se si pensasse questo, ed io lo pago, io cittadino, perché ripeto, se non ci fosse questa utenza, io non avrei ragione di essere, di guadagnare. Quando questo concetto sarà entrato bene nella mente di ogni persona che abita questo mondo, noi avremo veramente un'isola di paradiso nel mondo, perché ognuno si sforzerebbe di dire: io devo far bene perché devo fare contento il mio padrone. Chi è il tuo padrone? È il mio malato, il mio esercente, il mio cliente, eccetera, eccetera. Allora, che cosa verrebbe fuori quando un medico con i suoi pazienti si comporta in modo ammirevole, si siede sulla sponda del letto, dice: beh, come andiamo, cara? Fammi vedere la lingua. Oggi mi sembra un pochino meglio di ieri. Bravo, hai bisogno di qualcosa? Beh, un bel sorriso, una carezza. Vedano gli uomini
le vostre opere buone glorifichino il Padre che è nei cieli. Quanto è buono questo dottore. Come si vede che ama Dio? Perché lo ama nelle sue creature. Lo ama nei malati, lo ama nelle persone che ricorrono a Lui. Sarebbe veramente il paese di Bengodi. Vi ricordate nella avventura di Pinocchio, il famoso paese di Bengodi, dove le siepi erano cinte da pezzi di salciccia, dove gli alberi si piantavano gli zecchini e producevano altri zecchini. Il paese di Bengodi, dove la settimana era fatta di 6 giovedì e 1 domenica, perché una volta il giovedì era anche vacanza, nelle scuole noi facevamo mezza vacanza il giovedì, quando io andavo all'elementare. Pinocchio dice che bello, 6 giovedì e 1 domenica, cioè dire sempre festa, sempre vacanza. Allora, io vedo che c'è una frenesia a girare in qua e in là per avvicinare Sant'Occhi. Ogni tanto vedo attaccata ai muri e non capisco perché l'amministrazione comunale permette che vengano appiccicati a tutti i muri abusivamente questi cartellini, di andare a Catanzaro dove c'è una che è rappresentata in fotografia con 4 bulloni qui, che dovrebbero essere secondo loro stimmate, per parlare con questa signora che parla con la Madonna. Devo andare da questa, prendere il pullman, ho organizzate queste gitarelle per andare a parlare, a sentire che cosa. Che cosa c'è da sentire che Gesù non ci abbia detto? Io prendo questo libricino e ho la risposta a tutte le cose. Poi se ne voglio uno più completo, guardo la Bibbia intera. Ma forse più adatta al nostro linguaggio, più semplice, più facile, è il Vangelo. Che vuol dire buona novella. Gesù ci ha detto questa buona novella. Che Dio ci ama. Questo è tutto. Dio ci ama. Ma non ama soltanto il ricco o il povero, ama tutti. Non ama soltanto quello che ha la fortuna di avere miliardi, ma anche quello che non li ha, ama tutti. E mostrare la fede significa che io devo comportarmi in un modo ineccepibile. Sentite che cosa dice, e poi non ho capito perché io non le posso dire queste cose. Sembra che l'anno della fede sia interpretato nelle nostre diocesi e parrocchie come occasione di rinnovata attenzione ai temi biblici, liturgici, catechetici, interpretando l'allontanamento dalla fede cristiana come conseguenza di non adesione a Cristo dell'intelletto e della volontà dell'uomo moderno. In realtà sono più complessi i motivi della secolarizzazione. L'influenza della cultura dominante, un mercantilismo che ha distorto le relazioni umane, tutto si prenota, tutto si compra, tutto si ottiene. E una serie di scandali che ha recentemente coinvolto la Chiesa, facendole perdere credibilità, pedofilia, finanza, processi, sono fattori che minano l'adesione alla fede. Poi c'è gente che si offende perché io dico queste cose. Ecco qui, si chiama Vinicio Albanesi. È una rivista che ha l'approvazione ecclesiastica, cioè a dire c'è un settore della Curia di Bologna
che vuole vedere le bozze di questo giornale settimanale e che permette la sua pubblicazione. Per cui a un certo punto, oggi i cristiani e i parroci sono più attenti al numero delle candele, agli inchini previsti, alle decorazioni, alle vetrate, convinti che il culto possa essere sufficiente ad esprimere l'amore di Dio, nonostante le parole dello scriba approvate da Gesù: amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso, val più di tutti gli olocausti e di tutti i sacrifici. Per cui, quando qualche anno fa una signora ha manifestato l'intenzione di regalare centinaia di milioni per rifare le stelle per il quadro della Madonna di Capocolonno, so che questi sacerdoti le hanno detto: signora, è meglio che voi li diate per un'opera sociale, per i poveri. Ah no, o fate le stelle o se no non ve ne do. Cosa hanno fatto questi miei confratelli? Li hanno accettate per le stelle, per farsi le croci pettorali come canonici. Io gli avrei detto: tieniteli i tuoi milioni, non servono alla Madonna. La Madonna sarà più contenta se tu questi miliardi, che oltretutto non so a chi dovrai lasciarli, perché non hai né fratelli, né sorelle, né figli, né marito, né niente, e te li prenderà lo Stato. A che cosa e a chi serviranno? Tieniteli, goditeli. Ma la Madonna, oltretutto la soprintendenza, aveva detto che non bisognava attaccare niente, lasciarla in quella nudità in cui l'avevano lasciato i ladri, sia pure con un abbellimento esteriore, perché risaltasse nella sua essenza. La Madonna nella sua vita non ha avuto manco un anellino di ottone, non ce l'aveva. Quindi se stelle di brillanti che oltretutto soffocano dal suo capo sono l'esca per altri ladri che poi un giorno, forse noi non li vedremo, li ruberanno per il loro godimento. Non è questo che il Signore vuole. Oggi questa globalizzazione di cui si parla tanto, e che è una cosa bellissima, che globalizzazione vuol dire che tutto il mondo è un globo unico, è come un corpo unico dove tutte le membra sono una al servizio dell'altra e del corpo stesso. Questa armonia che c'è nel nostro corpo materiale e che se poco poco viene turbata perché un organo non funziona bene, tutti gli altri organi ne soffrono, tutte le altre membra ne soffrono. Se io ho mal di denti, quel giorno non riesco a parlare, non riesco a ridere, non riesco a mangiare, non riesco a trattare con gli altri, lasciami stare, sono nervoso. Madonna, per un dente che stai facendo? Chi ha mai avuto mal di denti sa che significa che tutto il corpo ne soffre, nonostante che un dente sia una piccola cosa, forse la più trascurabile che ci sia. Allora, questa globalizzazione a chi è servito? È servito a chi era ricco, che è diventato più ricco, e a un povero che è diventato più povero. Mentre voleva essere, almeno nelle intenzioni, là, il modo in cui un abitante di Crotone si interessava non solo della società di Crotone, ma tutto il mondo. Per cui ognuno di noi diventava il centro del mondo, dell'attenzione del mondo. Si sono chiesti i nostri politici perché di tutte le manifestazioni che stanno facendo loro politici per la provincia, a Crotone non gliene interessa niente.
perché la provincia a Crotone è servita solo per arricchire alcuni politici e molto, per sistemare i figli di papà di questo e di quello. Poi il centro provincia non ne ha visto nessun beneficio. Tutta la provincia, strade sconquassate, scuole che non funzionano, quale beneficio ne ha avuto? Nessuno. Per cui che non ci sia più la provincia non gliene interessa niente a nessuno, perché l'abbiamo fatta diventare per qualcuno un centro di potere e di guadagno, e per gli altri un ente, che se c'è c'è, se non c'è tanto piacere. Per cui abbiamo rovinato anche l'immagine di un ente che poteva essere veramente utile allo sviluppo non solo della città, ma anche di tutto il comprensorio. Invece alla gente gli interessa niente. Non vi fate impressionare dalle manifestazioni, quelle processioni, quanti erano? 1000 persone? Non più di questo. Noi siamo 50.000, 52, non lo so. Dove erano gli altri? Lì doveva essere tutta una massa che lasciava tutto, impegni, spesa, mangiare, lavorare, tutto. Quelli che hanno chiuso le vetrine l'hanno fatto per paura che qualcuno gli tirasse un sasso e gliele rompesse. Interessava niente a nessuno. E questo, se fossero più attenti i nostri politici, lo saprebbero immediatamente, perché andando a domandare alle singole persone che incontro per la strada, ti dispiace non ci sia la provincia? Cioè, che mi interessa? Che mi ha dato la provincia? Niente. Ecco. Cioè, ma questo è un po' un discorso qualunquistico. No, no, è un discorso pratico. È un discorso di constatazione di quello che avrebbe dovuto essere la provincia e che non è stato. Questo è per fare uno dei tanti esempi. Quando io dico che mi servono 40, adesso pare che l'abbiano ridotto di nuovo a 40, ma una regione che ha appena appena, sì e no, 2 milioni di abitanti, e ha 40 consiglieri regionali. E che serve tutta questa gente? Non si riuniscono mai. Credo che in 2 anni, se si sono riuniti 5 o 6 volte, pure troppo. Intanto prendono 16.000 euro al mese. 16.000. Sono 32 milioni di vecchie lire. Per non fare niente. E chi li paga sti soldi? Noi. Li paghiamo con sacrificio, perché a momenti c'è gente che mi fa vedere, c'ho un parente avvocato, io lavoro per lo Stato, guadagno 100.000 euro e quasi 55 se li prende lo Stato, più della metà, capite che significa? Per poi chi mangiarseli i politici? Che bisogno abbiamo di 900, quasi 1000, tra deputati e senatori? A che serve? Vedete che bivaccano in quel Parlamento. Parla uno solo, quello che è il capogruppo, eccetera. Poi o sono in 10 a votare o 100 a votare. Questo devono fare. Devono dire sì o no. O lo dicono meccanicamente. E lo possono dire anche in centro, non c'è bisogno di 1000 persone che devono dire sì o no. Tanto si deve fare ciò che stabiliscono le direzioni dei partiti. Una volta che l'hanno stabilito nelle segreterie dei partiti, che ci siano 100 persone a dire di sì o 100 persone a dire di no, non ha importanza. Intanto questi non solo si prendono, non si può sapere con precisione quanto prendono, perché loro ti dimostrano che prendono lordi, ma non dicono tutte le cose di cui godono: francobolli, rasatura di barbi, taglia dei capelli, se sono donne le parrucchieri, la cura dei denti, le cure specialistiche, il ristorante dentro, il bar che ci vanno gratuitamente, quindi mangiano e bevono a spese nostre.
il portaborse. E perché, scusate, che serve? Serve a voi, a me no. Perché voi mi tartassate di tasse per pagare tutti questi vagabondi, perché sono vagabondi. Perché lui deve viaggiare gratis per tutto il mondo, in aereo, in pullman, in nave, in treno, e io no? E perché io no? Ma lui è deputato, è tanto piacere. Se vuole arrivare a Roma, benissimo, ti pago il treno, l'aereo, il pullman, quello che vuoi prendere, dal tuo paese a Roma e viceversa. Perché a Roma devi andare per servire me. I fatti tuoi di farti i viaggetti gratuiti insieme a tua moglie, ai tuoi figli, al gatto di casa e tutti gli altri parenti, quello è fatto tuo. Se te lo puoi permettere lo fai insieme alla tua famiglia per 100 anni, ma non a spese mie. Ecco mostrare la fede. Come faccio io ogni mese andarmi a prendere 16.000 euro senza aver fatto niente, quando poi mi giro e quella persona dice che può vivere con 400 euro al mese, se ce l'ha. Oppure quello che ha lavorato per 40 anni, sfiancandosi, sudando, eccetera, adesso massimo che prende 1.000, 1.100, 1.200 al mese. Ecco qui. Poi me le taglieggiano le pensioni, perché se sono al di qua di 1.200, allora cominciano a tassarle di più e di meno. Questa è l'ingiustizia sovrana, che regna sovrana. È questo quello che la Chiesa dovrebbe predicare, perché la Chiesa dovrebbe essere maestra, maestra di vita, maestra, senza preoccupazione, deve fare profezia, non diplomazia. Quello è un potente. Che potente! Quando muore sono mangiano i vermi come mangiano me. Questo essere una persona importante di turno. Quando morirà, nessuno si ricorderà di lui. E i vermi se lo mangeranno. E mangeranno di più perché lo trovano bello grasso con i soldi miei. Ecco allora che significa hanno della fede. Che la Chiesa deve mostrare, praticamente, dicendo che cosa devo fare. Io non posso spendere 800 euro per un videofonino quando c'è gente che 800 euro gli servono per mantenere una famiglia, e Dio solo sa che cosa costa una famiglia oggi, specialmente quando sono 5-6 persone, ragazzi che vanno a scuola. A te serve il telefonino? E telefonini ci sono anche da 35 euro. E dire a questi nostri giovani, l'altro giorno in una sala d'attesa di un medico, c'erano due giovanotti, non hanno fatto altro in un'ora, e clic te clac, te clic te clac. La perdita del tempo, il tempo prezioso. Dio ci dà il tempo perché ne approfittiamo per guadagnarci l'eternità. Questo è il messaggio della Chiesa. Poi tutte le altre sciocchezze sono sciocchezze. E il fatto del culto, che deve esserci, serve proprio a raccoglierci per capirlo meglio e fare di quel momento di unione, di preghiera, farne un momento in cui ognuno offre il suo sacrificio. Perché noi partecipiamo al sacrificio di Gesù Cristo e devo partecipare col mio sacrificio. Devo unire qualcosa di mio al suo sacrificio. Se rinnovo quel sacrificio, non posso arrivarci con tutti i miei problemi risolti facilmente e invece gli altri non ce l'hanno. Ritorneremo su questo argomento, perché se vogliamo vivere l'anno della fede dobbiamo deciderci a dire se siamo veramente cristiani. E se siamo veramente cristiani, certe cose non le possiamo fare, non le dobbiamo fare, in nome di una globalizzazione che abbiamo tutti voluto, che tutti, di cui tutti ci riempiamo la bocca,
e poi è diventato soltanto un mezzo per il ricco di diventare sempre più ricco e il povero di diventare sempre più povero. Grazie per il vostro ascolto. Io mi conforto del vostro ascolto nonostante le difficoltà che vengono create nella vita. Alla prossima trasmissione. L'orgo fatotum della città largo. La 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 la. Presto bottega che l'alba già presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità.